Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per mostrarvi quattro acconciature. Vi spiegherò io come le faccio, spero che capiate. Ho qui il mio computer con Photobooth aperto perché non ho uno specchio in camera, cioè ce n'è uno, ma poi la telecamera è contro luce, quindi uso il computer. I miei capelli non sono molto lunghi, quindi non vengono sempre benissimo. E se avete capelli lunghi è meglio, se li avete più corti dei miei è un po' un problema. E vado a prendere la spazzola perché l'ho dimenticata e iniziamo subito. Eccoci qua. La prima di queste sono le baby buns, che adesso vanno molto di moda, sono chiamate anche space buns e mi piacciono un sacco, le sto facendo molto in questo periodo. E vi mostrerò come farle, è molto semplice e veloce. Dovete fare due code alte laterali, quelle così che si portavano sempre da bambini. Dopodiché prendete i capelli, cercate di dare un po' di volume e poi li attorcigliate intorno al bacino. Ecco fatto, e poi fate lo stesso dall'altra parte. Passiamo al secondo hairstyle che volevo mostrarvi oggi. Questo è ancora più semplice di quello di prima, vi serviranno solamente due forcine per completarlo. E adesso vi mostro subito come fare. Vi fate da una parte e prendete la prima ciocca di capelli qua su e la dividete in due. Poi mettete quella che sta dalla parte più interna verso la faccia sopra l'altra, così. E dovete ripetere questo lavoro, ma ogni volta quella che rimane sotto, con questa, dovete prendere altri capelli. Quindi io prendo altri capelli con questo, poi questa rimane sotto, quindi riprendo altri capelli e la passo sopra. Questa che rimane sotto la prendo e ci prendo altri capelli insieme e li metto sopra. E questo lo fate fino a che non è andata all'orecchio. Una volta arrivati prendete il tutto e lo fissate con una forcina dietro. Ed ecco fatto. E poi fate lo stesso dall'altra parte. E anche questa è fatta, vedete, è molto semplice, però fa un bell'effetto. La terza acconciatura è come un, come si dice? In America si dice bun, ma in Italia si dice, non lo so, scusatemi, ma in italiano non lo zero io. E vi mostrerò come si fa, è semplicissimo. Vi basterà fare una coda alta. Ok, adesso dovete prendere questa e cercare di dividere in tre parti, perché con ogni parte ci dovete fare una freccia. Allora, andato parto con la prima. Non vi preoccupate che le frecce siano perfette, perché tanto non lo devono essere. Ecco fatto, una volta finito dovete prendere ogni treccia e arrotolarla, avvolgerla attorno al bacino. Ecco fatto.
poi fissate in vitreccia con una forcina. E il risultato sembra molto elaborato, ma in realtà sarà fatto semplicemente da tre trecce. L'ultima acconciatura che vi mostrerò è la mia preferita e me l'avete richiesta in tanti, quindi eccomi qua per accontentarvi. Dovete dividere i capelli a metà. Io poi preferisco legare una parte, così almeno questi capelli sono qua e non li posso prendere, perché a volte mi viene da prenderli e faccio casino. Allora, partite con prendendo tre ciocche. All'inizio partite normalmente facendo un giro normale. Poi ogni volta che invece dovete incrociare i capelli, diciamo, dovete prendere dei capelli in più. Ecco qua, in questo modo. Ecco qua. Poi fate la stessa identica cosa dall'altra parte. Ecco fatto. Queste sono trecce ovviamente che devono stare davanti, perché sono fatte qui di lato, quindi stanno qui. E queste erano le acconciature che vi volevo far vedere oggi. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra preferita. Ci vediamo presto con un nuovissimo video.